Il Giro d'Italia è sempre una vetrina importante, anche quest'anno per la provincia di Teramo. Sì, il Giro d'Italia, come la Tirreno Adriatica, è una vetrina molto importante perché sui territori riscontriamo un'utenza nei giorni e nelle settimane successive a queste manifestazioni sportive molto alta. Tantissimi ciclisti, amatori e professionisti tornano su quei territori dove si è svolta la tappa, quindi il ritorno economico c'è, è presente, è riscontrabile e c'è molta soddisfazione con gli utenti e con le persone. Quest'anno abbiamo due comuni interessati dal giro, Martinsicuro e Prati di Tivo. Sulla Prati di Tivo, quindi sulla SP43, l'anno scorso abbiamo realizzato un parziale intervento di oltre 1 milione di euro che ha coperto 6 chilometri e mezzo di strada, quindi di manto stradale. In questi giorni, questa mattina, sono iniziati i lavori per chiudere tutto il tratto, quindi realizzare altri 3 chilometri. E nelle settimane scorse abbiamo fatto quella messa in sicurezza successiva ai dissesti che purtroppo il versante è stato interessato dopo i fenomeni atmosferici. Ringraziamo la Regione Abruzzo per questo parziale contributo, 250.000 euro su 1.650.000 euro di spesa. Ci attendevamo una somma maggiore, come abbiamo detto più volte, purtroppo questa provincia continua ad essere la Cenerentola d'Abruzzo perché di fatto i territori hanno solo risposte parziali e, come potete immaginare, tardive, perché solo venerdì è arrivata la comunicazione. Noi già ci eravamo attivati, quindi di fatto questa somma va a compensare il 20% di tutte le somme spese. La Regione Abruzzo può fare di più, deve fare di più, ha somme importanti a disposizione e su questi territori che rappresentano il 60% del turismo deve investire assolutamente somme più importanti.